Il Colosseo, Impero Romano. Il Colosseo si trova a Roma. Conosciuto anche come Anfiteatro Flavio, è un anfiteatro ovale, il più grande mai costruito. La sua costruzione iniziò sotto l'imperatore Vespasiano intorno al 70-72 d.C. e fu completato dal suo successore Tito nell'anno 80. Subì diverse modifiche in epoca Flavia e per questo venne chiamato Anfiteatro Flavio. Misura 50 metri di altezza e 156 metri di lunghezza ed è stato costruito con calce e sabbia. Archi e volte sorreggevano la struttura solidamente. Disponeva di 80 ingressi e uscite, 76 delle quali utilizzate dai cittadini comuni. Era inoltre coperto da un velario di teli manovrabili per riparare dal sole gli spettatori. Accanto all'anfiteatro sorgeva il Colosso di Nerone, una gigante statua in bronzo successivamente adattata con le sembianze del dio Sole. Il piano dell'arena era in legno ricoperto di sabbia. Attorno vi erano le gradinate, i cui settori erano riservati in ordine di importanza, coi posti migliori riservati ai senatori, e una balconata speciale per l'imperatore. Il Colosseo poteva ospitare fino a 70.000 spettatori. Al di sotto dell'arena c'era l'Ipogeo, ancora visibile al giorno d'oggi. Era una serie di gallerie utilizzate per tenere in gabbia gli animali, importati dall'Africa e dal Medio Oriente come leoni, rinoceronti e pantere, rilasciati grazie a un sistema di botole. I sotterranei venivano inoltre utilizzati per rilasciare gli schiavi tramite degli ascensori e per ricreare scenografiche ambientazioni come colline, boschetti e piccoli laghi. L'arena ospitò diversi spettacoli sanguinolenti, tra cui caccia alle belve feroci, l'esecuzione dei condannati e il più ambito, il combattimento dei gladiatori. Alcune testimonianze parlano di naumachie, ossia rappresentazioni di battaglie navali tenute prima che l'ipogeo fosse costruito. Si ipotizza che venissero utilizzate delle pompe idrauliche per inondare velocemente l'arena. Gli spettacoli al Colosseo si tennero fino al VI secolo d.C., quando i costi diventarono troppo elevati per giustificare le spese e l'interesse del pubblico era cambiato. Nel corso dei secoli è stato riutilizzato per diversi scopi, anche come cava di materiale. Oggi è il simbolo di Roma e uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Iscriviti per altri video sulla storia!